chiaramente il mio personaggio, ma penso un po' a tutti, c'è una maturità che viene richiesta proprio in questa seconda stagione, e quindi è stato molto lavorare su questa maturità. Come può maturare un personaggio come Spadino? Sicuramente sono andato a, diciamo, a togliere quegli atteggiamenti che inizialmente erano, lo facevano rimanere un ragazzino a strillare sempre, ma a tenere tutta quella rabbia dentro e a muoverlo in quel modo. Mi facevo portare, ma comunque sì, era una cosa che rimaneva sempre nel sottobosco, diciamo così. E poi chiaramente l'evoluzione dei personaggi, come quello di Angelica, come quello di mia madre, mi hanno dato l'opportunità di raccontare ancora più sfumature di questo personaggio, quindi il rapporto con mia madre, il rapporto di potere con mia moglie, che per me è bellissimo come si evolverà in tutta la seconda stagione. E poi, come avete visto, c'è l'esplorazione, continua l'esplorazione della sua sessualità, ma c'è anche una bellissima notizia, quindi per forza bisogna crescere in qualche modo quando accadono queste cose.